Anziani e bambini insieme per le festività pasquali e l'iniziativa Stiamo insieme per divertirci che l'assessorato alle politiche sociali del comune ha promosso presso la casa di riposo Signoriello a Secondigliano. Sono previsti durante il periodo di chiusura delle attività didattiche momenti ludico-ricreativi rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie ai quali potranno partecipare anche studenti con disabilità grazie al supporto degli operatori OSA e della Napoli Servizi che predisporrà un apposito servizio navetta. Casa Signoriello funziona con le attività che vengono quotidianamente organizzate per gli anziani, con l'aiuto non soltanto dei dipendenti e dei rappresentanti di diverse partecipate, ma anche con tanti volontari che sono coinvolti quotidianamente. Lo sottolineo perché una cosa importante nei centri di aggregazione è proprio la continuità e quindi garantire alle persone, in questo caso agli anziani, che le attività siano quotidiane e che quindi ci sia una continua cura degli spazi e delle persone. A questo però abbiamo voluto associare una nuova sfida e quindi accanto a tutte le attività degli anziani abbiamo voluto avviare una sperimentazione. Il progetto coinvolgerà anche gli anziani della casa di riposo con l'obiettivo di favorire momenti di socializzazione e di integrazione tra generazioni diverse. È una sperimentazione che noi perfezioneremo come in genere possiamo fare ed è anche vicina nel tempo ad un'attività che noi tra poco lanceremo, che è quella delle agenzie di cittadinanza, quindi che sono rivolte agli anziani ma che quest'anno invece vedranno anche delle novità perché saranno rivolte anche ai disabili attraverso attività leggere, attraverso non assistenza in senso di cura sanitaria ma invece di assistenza in termini proprio di cura delle persone. Approvo molto questo progetto che mette insieme bambini e anziani in una struttura del comune, è un progetto che non si fa solo oggi a Secondigliano ma anche in altre parti della città per dare quel senso di comunità, l'incontro tra vite in difficoltà che però attraverso sensibilità comuni vogliono contribuire a essere parte integrante del riscatto della città. Questa è una città che non lascia soli gli ultimi e che cerca sempre di stare vicino ai più fragili, come abbiamo fatto anche ieri sera approvando in Consiglio Comunale un bilancio in cui ci sono risorse importanti proprio per progettualità di questo tipo.